Allora, benvenuti, buongiorno, benvenuti a tutti agli Stati Generali del Vending, 7ª edizione. Invito subito sul palco il vicepresidente vicario di Confcommercio Lino Stoppani per dare il via agli Stati Generali e per un saluto. Buongiorno a tutti. Ma a me tocca portare il saluto a nome della Confederazione del Presidente Sangalli. Faccio questo passaggio in un momento delicato per Confcommercio, insomma, i fatti sono noti, non entro ovviamente nei fatti perché non è né la sede né l'occasione, ma la mia presenza non è sola per dimostrare un gesto di attenzione e di rispetto verso la Confida, ma anche per rassicurare sia le istituzioni che le imprese, insomma, che qui dentro, insomma, ci sono gli imprenditori, ci sono le persone che al di là di quelle che sono le responsabilità sono capaci poi di ascoltare e di risolvere quelle che sono le situazioni di difficoltà. È chiaro che avremmo fatto a meno delle difficoltà contingenti, ma spero che da queste difficoltà si tragga anche occasione per fare delle manutenzioni straordinarie di cui c'è sempre bisogno, non solo nelle imprese ma anche a volte nelle organizzazioni. Ciò premesso, questa iniziativa di Confida si svolge in un periodo molto complesso, insomma, al di là delle nostre vicende, perché ovviamente sullo scenario politico la nuova governance che sta accompagnando il cambiamento, termine con il quale, insomma, ha definito il suo progetto politico, si sta scontrando con quelle che sono le difficoltà date dai numeri, dalle regole, dai vincoli, dagli interessi, dalle resistenze. E come Confcommercio, se da una parte lo dobbiamo riconoscere che siamo molto soddisfatti, almeno per un provvedimento, quello relativo alle clausole di salvaguardia dell'IVA che il nostro ufficio studi quantifica in una possibile gelata, se fosse stata revocata questa norma, di 12,5 miliardi, dall'altra parte gestiamo e vediamo con preoccupazioni quelle che sono le tensioni sullo spread, quelle che sono le reazioni dei mercati finanziari, quelli che sono i giudizi del rating del nostro paese, che ovviamente penalizzano i risparmi, penalizzano anche le imprese con una distrazione rispetto ai veri problemi di questo paese. Per cui l'auspicio che facciamo con Confcommercio anche alle istituzioni presenti è quello, ovviamente, che si riesca ad andare oltre gli interessi personali, salvaguardando l'obiettivo di promuovere il bene collettivo, insomma, superando quelle che sono le difficoltà e sperando e investendo su quello che è uno sviluppo duraturo di questo paese. Passaggio che si fa anche recuperando un po' di quel concetto di buona educazione, di livore o di odio che molto spesso caratterizza il confronto di carattere istituzionale, al di là delle ragioni, di interessi e dei torti, insomma, importanti che ci sia anche un diverso modo di approcciarsi con un confronto dove quella che è la costruttiva dialettica deve essere un elemento base impostato e organizzato anche sugli elementi di buona educazione, dove molto spesso vediamo uno scadimento. Ciò premesso, sull'evento di Confida, tre considerazioni molto rapide. La prima è che il settore del vending dimostra come questo settore del commercio e della somministrazione si trasformi velocemente, insomma, parliamo di cibo anche in questa situazione, io rappresento tra l'altro la ristorazione all'interno di questo palazzo, vediamo quelle che sono le evoluzioni dei cambiamenti molto rapidi, parliamo del commercio online, parliamo della sharing economy che tocca i temi della on restaurant per quanto ci riguarda, tocchiamo anche i temi del food delivery, dei rider che siamo direttamente collegati, insomma, e questo dimostra la grande evoluzione e la rapidità con la quale evolgono le trasformazioni anche sul tema del commercio, da accompagnare, insomma, con delle politiche, delle regolamentazioni che disegnino un quadro pertinente al nuovo contesto anche delle esigenze dei consumatori. Riguardo, insomma, una battuta sulla prospettiva delle chiusure festive e può essere fatto dove, se c'è la necessità di intervenire, è un intervento che deve essere fatto con quella che è la sobrietà, la ragionevolezza e collegata soprattutto al contesto di un mondo anche di natura commerciale assolutamente cambiato e diverso rispetto al passato. Il secondo concetto è collegato, come dicevo prima, alla continuità che c'è tra il vending e il mondo della ristorazione che io rappresento all'interno di questo palazzo. Entrambi, ristorazione e vending, vendiamo qualità e vendiamo servizi, e sui temi della qualità, vista la particolarità del prodotto, cioè bevande e cibo, l'importanza della qualità per quelli che sono anche i riflessi di natura igienico-sanitaria, i rischi sulla salute, sul benessere, sulle malattie collegate al cibo, che sono, immagino, una priorità anche per la vostra associazione. Infine, sui temi di questo convegno vedo la trasversalità dei temi, perché si tocca il tema della fiscalità,
il tema della sostenibilità ambientale, il tema dell'innovazione, insomma, per cui apprezzo l'impegno e la volontà di Confida di portare avanti questi argomenti e che servono anche per rafforzare e ribadire l'utilità, il ruolo e il valore della rappresentanza come elemento di filtro tra i bisogni delle imprese e i bisogni della politica, con l'obiettivo comune, insomma, di dare forza e sostegno allo sviluppo di questo paese a favore, e che non può essere fatto ovviamente se non anche con un tessuto delle imprese forti, sane, organizzate come quelle, insomma, che vengono rappresentate nel vending da Confida. Per cui vi ringrazio, auguro buon lavoro alla vostra iniziativa, ripeto, ho portato e saluto anche a nome del Presidente Sangalli, che si scusa per l'impossibilità. Grazie, buon lavoro. Grazie a Lino Stoppani. Prima di dare la parola al vostro Presidente, vi informo che siamo in attesa dell'arrivo dell'onorevole Massimo Garavaglia, sottosegretario del MEF. Stamattina c'è al Senato la fiducia, la discussione sulla fiducia, e quindi sono ore abbastanza febbrili. Lo attendiamo, appena arriverà gli daremo la parola. Adesso invece la parola la do a Massimo Trapletti, vostro presidente, presidente di Confida, che vi introduce il dibattito, le tavole rotonde di oggi. Grazie. Cari colleghi, gentili ospiti, intanto ringrazio il dottor Stoppani per essere venuto in rappresentanza di Confcommercio. È con una certa emozione che mi accingo a presiedere per la prima volta gli Stati Generali, un evento giunto ormai alla sua 7ª edizione, che si è accreditato anno dopo anno come un momento fondamentale di riflessione del settore sulla della distribuzione automatica, nel quale vengono trattate le tematiche più importanti del momento. La grande partecipazione che anche oggi vedo in sala dimostra che questo evento sta anno dopo anno confermando la sua importanza. Prima di tutto vi devo comunicare, come ha già fatto il dottor Stoppani, che il Presidente Sangalli aveva dato la sua disponibilità ad essere presente con noi e a dare i suoi saluti per quanto riguarda la Confederazione, ma per gli eventi che già sono stati anticipati non ha potuto partecipare. Da parte mia e di tutta Confida gli invio la nostra solidarietà, sperando che il tutto si possa chiarire nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi. Di una cosa sono convinto, è che qualsiasi questione personale o della Confederazione si dovrebbe risolvere al nostro interno, senza darlo in pasto ai media, che poi insinuano e fanno supposizioni che sicuramente non fanno del bene alla nostra Confederazione. Ma oggi comunque vorrei ringraziare il Presidente di Confcommercio per alcuni suoi incisivi interventi che si legano indissolubilmente agli argomenti che tratteremo durante la giornata. Era l'8 giugno del 2017 quando, durante l'assemblea di Confcommercio, a cui partecipava l'allora ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, il Presidente Sangalli prese la parola per dire al ministro che il piano Industria 4.0 era una straordinaria opportunità per le imprese, soprattutto per quelle di piccole e medie dimensioni, ma che avrebbe dovuto cambiare come nome da Industria a Impresa 4.0, valorizzando così la capacità innovativa anche del mondo del commercio, dei servizi e della distribuzione. Il ministro lo ascoltò e quel giorno per noi si è aperta una porta che poi, grazie all'instancabile attività di Confida, alla competenza dei colleghi che parleranno nel primo pomeriggio sull'argomento ed anche grazie all'attenzione del ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, siamo arrivati alla circolare del 23 maggio scorso, che ha concesso l'iperammortamento alle vending machine dotate di determinati requisiti. Ma c'è ancora un altro motivo per cui devo ringraziare il Presidente Sangalli, o voglio ringraziarlo, per la sua instancabile e talvolta solitaria battaglia a difesa dell'aumento dell'IVA. La sua voce si è sentita forte ogni volta che si è parlato di aumenti di IVA. E noi sappiamo bene cosa voglia dire, visto che nel 2014 la nostra IVA agevolata è passata dal 4 al 10%. E da allora ogni fine anno sale la preoccupazione,
che con lo scopo di finanziare qualche nuova iniziativa propagandata in fase elettorale, si vadano a cercare i soldi dell'aumento dell'IVA ed in particolare da quei settori che per motivi storici e fondati hanno l'IVA agevolata. Ma il nostro settore negli ultimi anni ha pagato fin troppo. L'IVA più che raddoppiata nel 2014 e l'introduzione della memorizzazione elettronica e comunicazione telematica dei corrispettivi nel 2017, a cui abbiamo collaborato con grande senso di responsabilità, ma i cui costi di implementazione sono ricaduti interamente sugli imprenditori del nostro settore, senza che ci fosse alcun tipo di contributo o agevolazione fiscale. La giornata di oggi è dedicata a tre grandi argomenti. Inizieremo proprio parlando dei corrispettivi del vending. Come sappiamo, il settore ha fatto un grande sforzo per adeguarsi a questa normativa e non solo a livello economico, ma anche di tempo ed energie necessarie per l'implementazione del sistema. La distribuzione automatica, anche in questo campo, ha dato il suo contributo. Oggi, a distanza di oltre un anno dal primo invio dei dati, è necessario un momento di riflessione e di analisi per sistemare eventuali anomalie che in un processo così complesso si possono verificare. La nostra associazione, ancora una volta, si è resa disponibile al confronto con i propri associati, da un lato, e con l'Agenzia delle Entrate, dall'altro, per facilitare il miglior funzionamento possibile del sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nato, va ricordato, dopo un lungo confronto dall'Agenzia delle Entrate e una delegazione tecnica della nostra associazione. Colgo qui l'occasione per ringraziare il vice direttore dell'Agenzia, dottor Paolo Savini, e il dottor Carmelo Piancaldini per la loro presenza e per la loro competente disponibilità al confronto con il nostro settore. Voglio però lanciare due messaggi a questo proposito che riguardano proprio il nostro settore. Il primo, proprio rispetto agli sforzi fatti dalle nostre imprese, è che non possiamo più tollerare che ci siano ancora aziende nel nostro comparto o anche non appartenenti, ma che svolgono l'attività di cessione di beni e servizi tramite distributori automatici, che non si sono ancora censite sul portale dell'Agenzia delle Entrate, che non abbiano geolocalizzato le proprie macchine e apposto il QR code sui distributori. Si tratta di una piccola percentuale, perché la grande maggioranza delle aziende si è messa in regola, ma è una fastidiosa concorrenza sleale che non possiamo più accettare. Quindi, in questa sede, davanti a voi, chiedo all'Agenzia delle Entrate che prima di verificare i dati delle aziende che correttamente si sono registrate e trasmettono regolarmente i dati, effettui un serio controllo sulle aziende non censite e sui distributori privi di QR code. Il secondo messaggio che voglio lanciare è la disponibilità verso l'amministrazione fiscale a fare tutto ciò che è necessario per affinare il sistema di trasmissione dei dati, coinvolgendo tutta la filiera della trasmissione, imprese di gestione, imprese di software e sistemi di pagamento. Ma al tempo stesso voglio esprimere sin d'ora la nostra contrarietà nel passaggio tra la fase transitoria a quella del regime, fissata per il 1 gennaio 2023, a modificare ulteriormente il sistema di trasmissione dati, con apparati hardware e memorie non esistenti all'interno delle nostre vending machine e quindi non in linea con la volontà del legislatore, che nel decreto legislativo 127/2015 ha specificamente previsto soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori. La seconda tavola rotonda a cui assisteremo oggi riguarda i prodotti monouso di plastica utilizzati nel nostro settore. Il 16 gennaio scorso l'Unione Europea si è dotata di una strategia sulla plastica, una scelta giusta. Il tema dell'inquinamento dei nostri mari causato dalla plastica è certamente rilevante e ha bisogno di una risposta immediata e concreta. Ma la proposta di direttiva pubblicata lo scorso 28 maggio e votata dal Parlamento Europeo il 24 ottobre ci ha lasciati sbalorditi. Si tratta di una direttiva che nasce da un'esigenza, come si è detto, giusta, ma che contiene delle gravi superficialità. Una direttiva fatta in fretta per motivi elettorali,
senza gli adeguati studi sull'impianto economico che tali decisioni possono creare sia sulle imprese di fabbricazione di prodotti monouso in plastica, di cui tra parentesi l'Italia, come per il vending, è leader a livello internazionale, e sia sulle imprese di gestione, per cui questi prodotti sono essenziali per lo svolgimento del proprio servizio di somministrazione tramite distributori automatici. I bicchierini e le palettine del vending, infatti, oltre ad essere prodotti italiani venduti in tutto il mondo, sono dei prodotti tecnici, ossia realizzati esclusivamente per i nostri distributori automatici e quindi non facilmente sostituibili. Pensare di sostituire ad esempio le nostre palettine di plastica del vending sottoposte a tutti i controlli di certificazione di qualità con delle palette di legno di provenienza asiatica di cui non sappiamo nulla su come vengono prodotte e soprattutto con quale materiale è una pura follia. Ma vi è di più. L'idea di eliminare i principali prodotti monouso in plastica è rischiosa anche sotto il profilo igienico-sanitario. Si pensi agli ospedali, alle stazioni, agli aeroporti o anche alle aziende di produzione, che sono la parte importante dei clienti del vending, dove non è ipotizzabile utilizzare tazze da lavare o bastoncini di legno distribuiti al di fuori della macchina. Ma il motivo più importante per cui è assurdo che il nostro settore rientri in questa direttiva e nelle caratteristiche stesse del nostro canale distributivo. La direttiva europea sulla plastica nasce con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento dei mari, utilizzando una strategia di divieto di introduzione nel mercato o di riduzione d'uso di alcuni prodotti di plastica senza alcuna distinzione di canale distributivo. E colpisce indiscriminatamente anche prodotti, i bicchieri per esempio e le palettine, che non hanno alcuna possibilità di generare inquinamento marino. I prodotti monouso in plastica del vending infatti sono utilizzati in prevalenza 97% in luoghi chiusi, uffici, scuole, ospedali eccetera, dove è già prevista una raccolta differenziata dei rifiuti, su cui peraltro si paga in Italia come in altri paesi il contributo CONAI per il recupero e il riciclo. E quindi sono recuperati nel posto stesso dove vengono utilizzati. Per questo motivo abbiamo invitato a parlare con noi, e la ringraziamo per aver accettato, la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, che fa parte della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, che analizzerà la normativa in questione prima di recepirla nel nostro ordinamento. A Bruxelles, nonostante gli sforzi della nostra associazione e la disponibilità di molti parlamentari italiani, che hanno capito le nostre giuste richieste, non siamo riusciti ad ottenere che la normativa europea prevedesse un'esplicita esclusione di circuiti chiusi, come è il vending, che non ha alcuna possibilità di inquinare i mari. Era un problema troppo italiano, forse non siamo visti molto bene in questo momento. I produttori di articoli monouso sono italiani e il mercato più importante in Europa del vending è l'Italia. L'Europa non ci ha difesi, ma noi non ci arrendiamo. Parleremo con i nostri rappresentanti sperando che la sensibilità verso le imprese italiane sia radicalmente diversa. Noi non siamo a favore dell'inquinamento dei mari, né a favore della plastica dispersa nell'ambiente. Ma non è di divieti che dobbiamo parlare, ma di riciclo. Per questo abbiamo promosso insieme al Corepla, colgo qui l'occasione per ringraziare per la sua presenza l'ingegner Protopapa, e a Union Plast il progetto Revending, un circuito virtuoso di riciclo di bicchieri e palette della distribuzione automatica, che ha l'obiettivo di creare una perfetta economia circolare nel vending, di cui si parlerà nella seconda tavola rotonda di oggi. Infine, l'argomento della terza e ultima tavola rotonda che si terrà nel primo pomeriggio è relativa al vending 4.0 e all'iperammortamento di distributori automatici. Sono ancora poche le imprese che si sono avvalse di questo strumento. Lo sappiamo, è arrivato tardi. Le aziende hanno bisogno di programmazione e spesso queste lodevoli iniziative rischiano di non avere il successo sperato, perché cambia un governo e con esso cambiano le politiche. Gli imprenditori, per investire, hanno bisogno di regole certe che non cambiano ogni giorno.
Sentiremo quindi il dottor Calabrò del Ministero dello Sviluppo Economico, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, cosa potrà dirci in merito all'eventuale estensione dell'iperammortamento anche per il prossimo anno. In ogni caso, il dato di fatto è che le opportunità l'abbiamo adesso e dobbiamo coglierla ora. L'impresa 4.0 è un investimento sull'innovazione. Il futuro prossimo del vending passa dalla gestione in remoto della macchina, che permette ad ogni singola locazione di essere più efficiente attraverso la segnalazione in tempo reale dei guasti e degli out of stock. Il futuro prossimo del vending passa dai big data, dall'analisi del comportamento del consumatore, per dare al consumatore quello che chiede nel momento in cui lo chiede. Viviamo in un mondo in grande cambiamento e il vending non può e non deve rimanere indietro. Abbiamo un'opportunità per finanziare questo cambiamento, si chiama iperammortamento. Se non cogliamo questa opportunità oggi, ci troveremo domani ad affrontare questo cambiamento senza alcun aiuto. Si creerebbe, tra parentesi così, una frattura nel settore tra le aziende che ci hanno creduto, ci hanno lavorato e sono state finanziate, e quelle che dovranno rincorrere le prime solo con le proprie forze. In Confida abbiamo aperto uno sportello dedicato ad Impresa 4.0 che possa affiancare i gestori che hanno ancora dubbi sul cosa si possa o si debba fare per ottenere l'iperammortamento, e continueremo a comunicare affinché il maggior numero di gestori ne possa usufruire. Ma non potremo mai sostituirci a voi ed intervenire nelle vostre decisioni strategiche. Una cosa che vi voglio dire è di non aver paura del cambiamento, in quanto chi ha deciso di darci questa opportunità e di aiutarci nel suo finanziamento lo ha fatto proprio per stimolarci ad intraprendere una strada innovativa che ci porti a cambiare il nostro modo di fare impresa e rimanere competitivi rispetto ai nostri partner europei. Ora, nel restituire la parola al nostro moderatore, ringrazio ancora per la vostra presenza e vi auguro buoni stati generali. Grazie, grazie al Presidente. Come avete sentito, di carne al fuoco ce n'è un bel po', e ce n'è soprattutto, ce n'è anche per Paolo Savini, vice direttore dell'Agenzia delle Entrate, capo divisione servizi, a cui do la parola. Buongiorno a tutti, un ringraziamento per l'invito a questo importante evento, visto che è il settimo evento di questi stati generali. Il ringraziamento all'invito, ma è un ringraziamento anche per il ruolo che Confida ha avuto, per l'evoluzione nella trasmissione dei corrispettivi da parte del vending, perché confermo tutto quello che di positivo c'è stato in termini di apporto da parte di Confida per avviare un sistema di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dei distributori automatici, che sapete meglio di me, prima di questa introduzione della norma del 127 del 2015 era un settore, direi, poco presidiato dal punto di vista sia del censimento dei dispositivi che della verifica dei corrispettivi. E questo non è per niente scontato da parte di un'associazione di categoria. L'approccio che ho sentito è quello di non avere paura dell'innovazione, e Confida ha dimostrato di non avere paura dell'innovazione, ma di accompagnare le innovazioni cercando di contemperare le esigenze dell'amministrazione finanziaria dall'altra, e dall'altra parte di preservare i giusti interessi degli associati. Sapete meglio di me che l'introduzione della trasmissione dei corrispettivi del censimento, quindi conseguente dei dispositivi, deriva dall'introduzione dell'articolo 2 del decreto legislativo 127 del 2015. È stato già ricordato, lo stesso decreto legge prevedeva che l'avvio del sistema
non dovesse incidere rispetto al funzionamento delle apparecchiature e doveva individuare modalità tecniche tali da consentire il rispetto dei normali tempi di rinnovo del parco delle macchine. Credo che questo obiettivo sia stato proficuamente conseguito con i lavori preparatori e poi l'emanazione di due provvedimenti, quello del 30 giugno del 2016 per i distributori con porta di comunicazione e quello del 30 marzo del 2017 per i distributori senza porta di comunicazione. Con questi due provvedimenti e con le risoluzioni che sono state emanate, credo sia stata di fatto garantita quella che era la previsione normativa di un avvio graduale di queste innovazioni. E vorrei anche dire che queste innovazioni in realtà hanno riguardato il settore del vending, ma fanno parte poi di una strategia del legislatore ai fini della lotta all'evasione, ma non solo, anche ai fini della possibilità per l'Agenzia delle Entrate stessa di fornire servizi, che è stata poi confermata nel tempo da più recenti interventi normativi. La trasmissione telematica di corrispettivi da parte dei distributori automatici, di fatto è stata poi questa strategia di certificazione dei corrispettivi è stata poi di fatto confermata con l'introduzione della fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018, come sapete, con un avvio che ha riguardato la filiera dei carburanti a parte gli impianti su strada e la filiera dei subappalti verso la pubblica amministrazione. Dal 1 gennaio del 2019 la fatturazione elettronica è estesa a tutti gli operatori IVA, sia per le operazioni B2B che B2C, e recentemente è stata anche introdotta la trasmissione telematica di corrispettivi da parte degli operatori con un volume d'affari superiore a 400.000 euro a partire dal 1 luglio del 2019, prevedendo poi che dal 1 gennaio del 2020 la trasmissione telematica di corrispettivi debba riguardare tutti gli operatori. Ora, l'introduzione di queste norme confermano la bontà della strada che è stata intrapresa già dal 2017, dove sostanzialmente le attività di vending hanno fatto un po' da apripista a questo scenario di certificazione dei corrispettivi. Quali sono i vantaggi di questa certificazione dei corrispettivi? Sicuramente il fatto che si possa, nel fare un'attività ordinaria da parte dell'impresa, si possa in quello stesso momento utilizzare gli stessi dati per dare informazioni all'amministrazione finanziaria necessarie ai fini del controllo. Abbiamo visto che in realtà la grande differenza, il salto di qualità, la può fare un sistema che consenta di trasmettere il documento quando viene formato, nel caso delle fatture, quando viene formata la fattura, nel caso del corrispettivo, quando viene formato il corrispettivo, piuttosto che immaginare sistemi che debbano prevedere una contabilizzazione dei dati e una successiva estrazione dai sistemi contabili di questi dati per fornirli all'amministrazione finanziaria. Mi riferisco ad esempio allo spesometro. Questo sistema di comunicazione dei dati previsto fino di fatto al 31 dicembre del 2018, per le operazioni possono essere fino al 31 dicembre 2018, ha un limite. Il limite che il dato originario, quando si forma, viene poi registrato con tutte le possibilità di errori nella registrazione di un dato e poi viene estratto dai sistemi contabili per essere trasmesso all'amministrazione con ulteriori rischi di errori nella fase di estrazione del dato. Questo comporta sviluppi di procedure, comporta la necessità di fare attente verifiche sui dati che poi vengono trasmessi all'amministrazione finanziaria, con il rischio di incorrere in errori che poi possono determinare equivoci anche successivi nell'utilizzo di questi dati. È chiaro che la possibilità di disporre del dato quando viene originato deve portare da un lato a una semplificazione dell'attività delle imprese e dall'altra parte la possibilità per l'Agenzia delle Entrate, il dovere per l'Agenzia delle Entrate di utilizzare proficuamente queste informazioni sia ai fini del controllo sia per fornire servizi ai cittadini in un'ottica di compliance. La possibilità di avere dati per l'agenzia comporta anche la possibilità per l'agenzia stessa di offrire alle imprese che hanno fornito dati dei servizi
che possano consentire un confronto preventivo con l'amministrazione piuttosto che un confronto successivo a un atto di accertamento, quando ormai le sanzioni che sono applicabili sono quelle che conoscete e che conosciamo, previste nel nostro ordinamento tributario. Questa fase di controllo preventivo, di colloquio preventivo con l'amministrazione, consente alle imprese di verificare, prima che l'amministrazione utilizzi questi dati ai fini del controllo, di eventualmente correggere errori o piuttosto di avvalersi del ravvedimento operoso, che, come sapete, comporta notevolissime riduzioni di sanzioni. Lo spirito quindi con cui sono state affrontate queste riforme sono queste, e credo che il vending da questo punto di vista abbia fatto un po' da apripista a questo filone di procedure, a questo nuovo modo di rapportarsi dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti. Ora, questo consente obiettivamente per l'amministrazione di andare a selezionare, in base alla massa dei dati che pervengono e che perverranno all'amministrazione finanziaria, di selezionare le posizioni di rischio, di poter utilizzare questi dati per fare una più attenta e mirata analisi del rischio delle imprese, in modo tale da poter mirare meglio l'attività di controllo sulle imprese che evidenziano degli indicatori, fatemi passare il termine improprio, di irregolarità, generico di irregolarità, e allo stesso tempo quindi di non invadere la sfera commerciale, imprenditoriale delle imprese che invece svolgono l'attività in piena regolarità. Consente all'amministrazione di recuperare risorse, risorse che altrimenti devono essere recuperate in un altro modo. Dico una banalità, ma è una banalità che però in realtà è la verità. Se si pagano più imposte, tutti pagano più imposte, si pagano meno imposte. Ora, nel mondo fiscale questo è un assunto che non sempre è stato così evidente. Ci sono delle best practice che evidenziano poi come questo in realtà si può ottenere. Dico una banalità, ma l'addebito del canone TV in bolletta ha consentito di recuperare un consistente gettito, e questo consistente gettito è stato impiegato dal governo per abbattere il costo del canone e per alzare la soglia di esenzione per gli anziani over 75 anni. In questo caso è stato visto un riflesso diretto quindi del recupero dell'evasione rispetto alla possibilità di diminuire l'imposizione in generale. Nel mondo fiscale in realtà tutto questo è meno evidente, perché si rientra nell'ambito del bilancio dello Stato e quindi nelle pieghe del bilancio dello Stato, ma è ovvio che se su un provvedimento normativo viene fatta una stima di un maggior gettito di recupero dell'evasione di una cifra, quella cifra non sarà oggetto di altro tipo di imposizione piuttosto che di tagli sulle spese. Credo che la strada che è stata intrapresa sia la strada corretta, e questa strada corretta ha consentito di avviare un sistema, credo tutto sommato con le difficoltà tipiche di avviare una riforma come questa, importante seppur di settore, avrà comportato le tipiche difficoltà di avviare le attività che sono state conseguenti all'introduzione di questi provvedimenti, ma credo che i risultati ad oggi siano assolutamente positivi, risultati che potranno poi consentire di ottenere anche quei risultati a cui faceva riferimento prima di me il Presidente, proprio di andare a colpire chi non ha regolarizzato la propria posizione, rafforzando anche attività di contrasto ai soggetti che non hanno aderito e quindi che inevitabilmente comportano una concorrenza sleale nei confronti degli operatori che invece diligentemente si sono adeguati alla norma. Da questo punto di vista la mia presenza qui è per testimoniare anche l'interesse da parte dell'amministrazione da questo punto di vista, e a confermare che potremmo anche implementare, migliorare e sfruttare al meglio questa capacità che il sistema di trasmissione telematica e di censimento poi dei dispositivi può comportare. Do qualche numero. I gestori che si sono oggi accreditati al portale fatture corrispettivi sono oltre 28.000.
Il numero delle vending machine censite sono oltre 838.000 distributori ormai censiti. Ricordo che censiti vuol dire averle localizzate e averci applicato il QR code che consente anche al cittadino di verificare la regolarità di quella macchina. E da questo punto di vista potremmo implementare sia la comunicazione ai cittadini, che forse non hanno così pienamente percepito la possibilità di essere i primi a far rispettare la legalità fiscale, verificando la posizione del QR code sulla macchina. Di queste 838.000 macchine, il 75% rientra nella categoria del food, e quindi con aliquota IVA al 10%, una quota ancora bassa, il 7%, rientra nella categoria del no food, e circa il 18% è nella categoria mista. Un dato che ritengo particolarmente significativo per dimostrare che il sistema è stato avviato, che è stato avviato con successo e che allo stato attuale non ci risultano particolari criticità. Ovviamente tutto è migliorabile e soprattutto dobbiamo stare attenti alla messa a regime, come prevede la norma, dal 1 gennaio del 2023, a non essere invasivi, a cercare di mettere a regime il sistema sfruttando comunque gli investimenti già effettuati. Ma un indicatore, credo, di efficienza ormai raggiunta al sistema è data dal numero, dalla percentuale degli scarti delle comunicazioni inviate. Si è passati da un 18% della fase iniziale a un 5% di scarti di oggi, che ritengo una percentuale quasi fisiologica. Credo che possa essere anche questa percentuale ulteriormente migliorata con degli affinamenti, e credo che vi posso confermare che l'impegno dell'Agenzia a individuare insieme a Confida, che è stata direi un partner fondamentale per l'avvio di questo sistema, a trovare soluzioni che consentano un ulteriore miglioramento delle procedure, sia in termini di qualità dei dati che in termini di percentuali di scarto. Io credo che i numeri ci dicono che questa importante riforma è a regime. I servizi, come dicevo, sono sicuramente migliorabili, ma crediamo che abbiano un termine, anche un ritorno in termini di utilità per gli operatori, proprio perché un patrimonio informativo, così come quello che si è costituita grazie a questa trasmissione dei dati, possa essere utilizzata anche all'interno delle imprese per migliorare i propri processi. E credo che gli elementi per poter pianificare le attività di indirizzo e controllo oggi ci siano e che possano essere ulteriormente rafforzate e sviluppate. Credo che la tecnologia che avanza ci dovrà portare a vedere in un'ottica 1 gennaio 2023 delle migliorie consistenti per l'avvio a regime, ma ripeto, in un principio di fondo che è stabilito nella norma, ma che comunque guida la nostra azione, non avendo la presunzione di capire tutto quello che c'è dalla sede dell'Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo, ma grazie al confronto con gli operatori, di individuare insieme soluzioni che da un lato possano consentire il rispetto del dettato normativo di un avvio a regime della procedura, soprattutto per la parte della memorizzazione dei corrispettivi, sfruttando al massimo ed evitando che questo poi debba comportare ulteriori investimenti in un settore dove gli investimenti probabilmente sono già avvenuti negli anni del 2017 e 2018. Non mi dilungo ulteriormente perché credo che sia molto più interessante per voi sentire la tavola rotonda, quindi non vorrei togliere tempo agli aspetti tecnici che potranno essere trattati all'interno della tavola rotonda. Confermo, ripeto, l'interesse dell'amministrazione per prima di individuare i soggetti irregolari, e credo che oggi i soggetti irregolari possano essere individuati con molta più facilità grazie al censimento dei dispositivi delle macchine, non solo su segnalazione dei cittadini ma anche attraverso la possibilità di fare controlli più mirati e specifici. Questo perché porterebbe emersione di base imponibile, quindi ovviamente è interesse dell'Agenzia delle Entrate individuare quali sono i soggetti irregolari da una parte e dall'altra consentire che ci sia una concorrenza leale sul mercato. Non mi dilungo ulteriormente e vi ringrazio per l'invito.
e speriamo di rivederci magari l'anno prossimo con qualche numero ancora più positivo rispetto a quelli positivi che comunque credo di avervi già fornito. Grazie. Grazie.